Divino Jazz e non solo, infatti ad Altomonte è andata di scena anche la serata Tango Mon Amour, con le atmosfere argentine dei Ser Tango in formazione duo e gli appassionati tangheri guidati da Divina Greco. La musica, come accade sempre al Divino Jazz, si è fusa al sapore del buon vino, in attesa delle due giornate conclusive di sabato e domenica, che riservano tante altre sorprese. Il sabato cominciamo col trio di Luigi Negroni Jazz, che ci trasporterà in un mondo fantastico di musica e contaminazione, per poi avere in serata lo spettacolo Giulietta e Romeo, rivisitato da Antonella Capparelli, e quindi la danza e il jazz insieme, che si mescoleranno per cercare chiaramente di, come anche già è successo il venerdì sera, col tango e il jazz. Domenica invece è la giornata più piena, anche con tanti appuntamenti. Verranno presentati i lavori del concorso Chuck Weekend, i filmmaker racconteranno Altomonte dal punto di vista culturale e storico, e poi ci sarà una pista teatrale legata al Grand Tour, per cercare di anche questo, per valorizzare il territorio. Dopodiché, prima del concerto di Cataldo Perri con lo spettacolo Malura e con la presenza di Checco Pallone e di altri grandi musicisti, sarà la volta del premio Altomonte, che verrà consegnato a dei personaggi che accompagneranno il Festival 2018 in questo percorso della Fabbrica Culturale. Sarà una giornata molto ricca e intensa, ma soprattutto sarà la voglia di lanciare il seme in questa primavera per la futura stagione.